l'ultima partita della regular season in casa davanti al nostro pubblico, un derby importante per la Calabria, importante per il nostro presidente, giocheremo al massimo delle nostre capacità. È chiaro che noi questa settimana di lavoro stiamo già lavorando in vista dei playoff, perché come hai detto tu, dal punto di vista del risultato non è così importante il derby, però è importante per approcciare bene i playoff. Quindi noi cercheremo di vincere, scendiamo in campo tutte le volte per vincere, a volte purtroppo non ci riesce, però è sempre il nostro intento. E ovviamente però la testa è rivolta già sia per la preparazione atletica che anche per la preparazione tattica alle scontri di potenza vicina. Allora, diciamo che loro, se vogliamo parlare di pronostico, sono favoriti, nel senso che loro ci hanno battuto 2 volte su 2 in campionato, ci hanno dato filo da torcia in finale di Coppa Italia e hanno fatto qualcosa di meglio. Se guardiamo i dati sul campo fino adesso, il problema è che ai playoff si azzera tutto. Si azzera tutto, essere arrivati sesti, ok, non ti facilita perché devi giocare degli scontri importanti fuori casa. Di sicuro il piazzamento ti costringe a giocare subito dal primo turno con una grande squadra, con una squadra che si è piazzata meglio di te. Però si azzera tutto e i playoff sono così, sono un campionato a parte. Adesso loro devono ridimostrare tutto come dobbiamo ridimostrare tutto noi, e quindi la nostra testa deve essere assolutamente sgombra da qualsiasi risultato del passato, perché non conta più niente. La squadra ha cambiato completamente l'approccio alle gare, completamente la sua presenza in campo. Continuiamo a avere i nostri difetti come hanno tutte le squadre, continuiamo a avere le nostre carenze e i nostri pregi. A volte riusciamo più a mettere in luce più qualcosa, più di un altro, però la squadra gioca sempre la partita fino alla fine. Lo dimostra il fatto che in ogni partita che siamo scesi in campo abbiamo fatto punti. Abbiamo vinto 3 scontri diretti importantissimi quando era il momento di vincerli e abbiamo portato a casa l'unico trofeo che finora era in palio. Quindi la crescita è stata sicuramente senza dubbi. Adesso dobbiamo continuare a farlo perché i playoff, come dicevo, sono un campionato a parte, quindi adesso conta ancora di più quello che abbiamo migliorato per portarlo in campo. Ultima battuta, domenica l'associazione Giacomo Sentini sarà presente al Pala Valencia con un proprio stand. Di cosa si tratta, Jack? Parlaci di questa iniziativa. No, è una cosa molto semplice, un'opportunità che la società mi dà di raccogliere fondi anche durante una partita importante casalinga come quella contro Corigliano, dove ci sarà sicuramente molto pubblico, ed è un'opportunità grande per raccogliere fondi ma anche per far conoscere sempre più la mia associazione, che cerca di dare una mano in tutto il territorio italiano alla guarigione del cancro. Ci saranno diciamo dei gadget come il mio libro, come le palline del mio libro in casa dell'associazione Giacomo Sentini, i braccialetti Forza e Coraggio con quello che io ho al polso, e saranno tutti gadget in offerta e le persone potranno fare la loro donazione.